veramente. Buongiorno. Sono all'aeroporto di Linate. Guardate come sono bella. No, non è il mio, va bene. Sono all'aeroporto di Linate. Senti voi. Sto partendo per Parigi. Qualcuno di voi lo sapeva già, l'avevo annunciato sui social. Cosa successe ai capelli? Va bene, niente, sto andando a Parigi, prendo un volo Air France. Vado come ospite di Peugeot. Non so cosa ci faranno vedere, so soltanto che incontrerò Yamauchi, che è il papà di Gran Turismo. Cerchiamo il bagaglio perché sono appena atterrata e sono qui alla ricerca del mio bagaglio. Bonjour. Adesso ho incontrato. Quel è il vostro nome? Mon nom è Olivier. Olivier. Ok, quindi adesso Olivier ci porta, mi porta a Parigi e andiamo al centro Peugeot. Da brava princess sono arrivata in macchina insieme a Olivier. Guardate qua che cos'ho. Quindi ho scoperto che questo servizio qua, che si chiama Le Cab, è un servizio francese ed è uguale identico a Uber. Ho detto bonjour Fiona, bienvenue dans votre cab. Merci. Va bene, quindi ci piace un sacco. Tragitto in mezzo al traffico, ci siamo intrattenuti parlando di lingue varie ed eventuali. Ciao a tutti, sono con una brutta persona. Ma vai a cagare. Lui è la brutta persona, il dottor Mosna. Di Space Games. Space Games. E Space Games. Va bene, en français. Grazie, Fiona Chachali. 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 Ok. Allora, basta la polizia, arrestatelo dopo che mi date fastidio. Scusate, sto facendo il video. Arrestateli più tardi. Riassumendo, ci troviamo nel flagship store di Peugeot a Parigi e guardate che figata, a parte che hanno delle robe inutili qua dietro che non so cosa servano, guardate. Poi qua abbiamo una macchina che è casualmente una Peugeot, guardate che bella, che è una roba fighissima. Faccio vedere che sono qua io, Poi cosa abbiamo altro? Allora, ci sono qua dietro delle robe fighissime, sono dei murales che credo siano tipo veri, mi sembra. Sono freddi? Ok, quindi sono veri, me l'ha confermato. E questa che cos'è? Io la voglio! Non so cosa sia, ma la voglio. A me le cose colorate piacciono un sacco. Ah, è bellissimo! Allora, una robina piccola. Si chiama Peugeot BB1. Che cosa è successo a questa macchina? Non capisco. Quelle sono persone che lavorano. Poi cosa abbiamo qua? Un motorello. Metropolis. Mi schianto subito io con uno di questi robi.
comunque sarà l'evento oggi, non ne abbiamo la più pallida idea, però vabbè, vediamo un pochino dopo quando ci trasferiranno a Vélézy, dove è il posto dove dobbiamo andare, vediamo cosa succede e cosa ci faranno fare. Io sono già stanca perché sono in piedi da 5 ore, comunque vediamo. Ora siamo arrivati al centro di sviluppo dei design delle auto di Peugeot e Citroën, diciamo del gruppo, e siamo in questa sala che è una cosa, non so se potete vederla, ma è una roba assurdissima. Sembra di essere, non lo so, c'è un'illuminazione un po' particolare. Infatti adesso vi faccio vedere. Qua ci sono delle macchine innanzitutto coperte, quindi vorrà dire che sono dei... annunceranno qualche cosa. Questa è la macchina di Batman vista così. Vabbè, fa niente. Abbiamo delle postazioni di Gran Turismo. Infatti nel badge, io sono il numero 2, nel badge c'è scritto che c'è un contest a un certo punto, quindi abbiamo scoperto che il contest sarà in Gran Turismo. Io sono una sega assoluta, quindi c'è già uno che gioca. Fatemi provare col volante, va, forza! Che figata col volante! Ah, c'è stato il cambio d'abito perché faceva troppo caldo e... ed ero un po' su da... Ticcia. Prima Yamauchi-san che è arrivato ha guardato con molto molto interesse, una figata, cioè se esistesse questa cosa è una roba fighissima. Invece qua abbiamo Imageur, ok, abbiamo un Imageur che quindi fa prendere vita alla macchina. Poi abbiamo External designer. Yes, l'ho azzeccato. Right. Yes, quindi lui fa, diciamo, l'esterno della macchina. Guardate che abilità. And you do also something else here, yeah, in this place. Exactly. Which is very secret. Yeah. Okay. So you are the only thing that can be shown. Just downstairs. Downstairs it's the super top, yes, secret. Exactly. We've got exactly the same thing but secrets. Big like this? No, big like this. Ah, okay. It's the external. When you see it's all the terrace outside. Okay. Ah, okay. This is something inside. Wow. Yeah. Dietro così sulla spalla. Va bene, allora è finita la presentazione. Vai via. È finita la presentazione, Yamauchi ha guidato discretamente, devo dire. Adesso tocca a noi pilotare questi cosi qua. Non si vince una voiture. Io volevo vincere la Onix che c'è qua, che è fighissima. Era una concept car. Adesso diventerà, quindi questo è già il primo prototipo. La leggenda narra che possa diventare, wow, la leggenda narra che possa diventare una macchina vera e propria, insomma. Stavo dicendo che adesso tocca a noi pilotare sui cosi qua dietro e chi vince una giornata in pista con Peugeot Academy in Francia, non ricordo quando, so soltanto che ad ottobre. Non vincerò di certo perché con il volante ho pilotato prima, mi sono divertita un sacco, era una sega, ma lo ripeto che era una sega. Ci è andata, sono contentissima. Adesso regalo il mio dono. Recupero il mio dono. Non ce la faccio più, sono troppo stanco. Adesso recupero anche il mio dono. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Te lo dico subito. Che cos'è?
Cosa? Una macchinina! Poi, basta. Carta. Va bene, allora. Tenetevelo! No, aspetta. C'è un disegno di quelli che hanno fatto oggi, wow. Simile a quelli che hanno fatto oggi, da a farsi autografare. No, è anche numerato, mi sembra. La mia è la 20 di 70 milioni. Eccola qua. La giornata è quasi finita, stiamo andando... Aiuto! Sono incastrata. A prendere l'aereo. Stiamo uscendo dall'ADN. Via. E Elder Scrolls Online è andato sopra di... Zitto che devo fare il finale del video. Allora, siamo arrivati all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. Vabbè, vi faccio vedere anche Mosna, che è stato partecipe delle disgrazie. Mi ha salvato lei. Sì, ogni tanto sono utile a qualcosa. Praticamente è successo che siamo usciti tardissimissimo dall'evento e l'aeroporto era qua e noi eravamo tipo qua. Forse ancora più sotto. E una roba del tipo che il volo partiva alle 7.45 e noi alle 7.30 saremmo arrivati in aeroporto. Quindi abbiamo fatto tutti i magheggi telefonici con Air France. Stiamo partendo finalmente con un'ora di ritardo, meglio così. E direi che la giornata è stata tutto sommato positiva. Mostra la mano. Più in giù, è qua, non è dove c'è lo schermo. Okay, non rompere le palle, non si vede. La macchinina, perché l'hai tenuta al contrario. Questa è la macchinina, cioè la Peugeot, stavo per dire. Modello? Vision GT. Ecco, questa qua è la Peugeot Vision GT che abbiamo ottenuto. Zitti, questi annunci in aeroporto fastidiosi. Va bene, in ogni caso, addio e vedrete il video as soon as possible. Addio.